Molti ci chiedono: è meglio l'analogico o il digitale? È una domanda, non domanda, e vi spiego il perché. C'è una risposta molto molto chiara. La facevi 10 anni fa, era completamente diversa. Oggi, nel 2024, fatemi dare una risposta molto chiara. Non conta niente, ok? Dal punto di vista se sei in grado o no di fare un disco che suona bene. Mo tutti ci saranno i maghi dell'analogico che mo scriveranno: oh, ma che stai dicendo? Fidatevi. Oggi si possono fare dischi incredibili con suoni di synth incredibili con i VST. Ora però ci sono tante altre cose che devo dire, le dovete ascoltare con attenzione. Qual è il punto? 10 anni fa, 15 anni fa, la tecnologia non era a livello. I synth suonavano oggettivamente meglio. Tutti i synth e quasi tutti i synth VST non suonavano come gli analogici. Oggi è completamente cambiato tutto quanto. La tecnologia digitale ha creato dei virtual instruments che suonano da paura. Ma ci sono due ma che vi voglio dire. La prima è: non tutti i VST. Quindi non basta che prendi un VST free o uno da 30 euro, ma ce ne sono anche da 30 euro che suonano benissimo e magicamente ha un suono incredibile, soprattutto sulle basse. Spesso degli oscillatori analogici hanno una pastosità sulle basse, ma soprattutto quasi tutti i suoni che producono funzionano su tutto il range sonoro del synth o delle ottave che state usando. Molto spesso i VST magari suonano bene su questa ottava qui, ma volete usarlo anche sul basso ed è bucato, non vi funziona come si deve. I VST buoni e avanzati suonano benissimo anche lì. Il secondo punto invece che vi dico è: io preferisco l'analogico. E cioè, sei scemo, mi dici che non cambia niente e preferisci l'analogico. Invece sì, e ascoltate pure il perché e vi do un consiglio. Io preferisco l'analogico per due semplici motivi: i limiti e la pancia, e ve li spiego tutte e due. I limiti sono: quando hai un synth come questo, ha delle caratteristiche. Questo è un monofonico con la possibilità di creare una leggera polifonia di priorità, quindi non è un polifonico. Ha determinati tipi di oscillatori e ha determinati tipi di routing interno. Questo synth ha una sua timbrica e può fare certi tipi di suoni e non ne può fare altri. Noi nel nostro range di synth, con la fortuna di avere un'accademia e negli anni di averlo fatto, ci siamo scelti un paio di monofonici, un paio di polifonici, alcune drum machine. E non è che continuiamo a comprarle tutti i giorni, perché di questi siamo diventati dei master. Li conosco e dai suoi limiti tiro fuori dei suoni che può tirare fuori solo lui. Ci sono dei VST oggi che hanno 1 milione di presets, che fanno dal campanello di casa al clavicembalo. Questa roba non è un vantaggio, è un problema, perché non saprete mai dove fermarvi, cercherete sempre il nuovo suono. La seconda cosa è la pancia. Questo qui lo suono a mano, sento che deve aprire, giro, sento che deve chiudere, chiudo, sento che ho bisogno di una cosa stramba, prendo il detune e lo tiro giù, tengo il tasto che mi tiene l'hold e mi metto a giocare con le leve, seguendo magari il kick drum con due mani diverse. Roba non la puoi fare. Quindi, mio consiglio per voi è: non siate matti dietro l'analogico, ma magari compratevi un synth anche da 400-500 euro. E se ce ne avete, diteci nei commenti quali usate e leggetevi tutto il manuale 3 volte e imparate ogni singolo parametro. Vedrete che comincerete a scrivere dei dischi che suonano completamente diversi. Ma non perché è analogico o digitale, ma perché avete uno strumento fra le mani rispetto al mouse. Fateci sapere che ne pensate, se siete d'accordo o no. Mi dispiace per gli analog nerd che magari avranno da ridire. Ciao!